Magari ieri, durante il Consiglio Comunale di Torre del Greco per l'approvazione del bilancio, cosa è successo esattamente? Facciamo il punto col presidente Gaetano Fruglio. Ieri è accaduto quanto purtroppo avevamo notato nelle sedute precedenti di Consiglio Comunale, cioè un disordine quasi organizzato da alcuni consiglieri comunali che, ahimè, devo notare, non hanno sicuramente consentito l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari, impedendo non soltanto la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di fatto, perché per circa 3 ore si è perdurato questo stato di confusione e di bagarre, come ho detto prima, ma soprattutto non hanno consentito al sottoscritto di poter cercare di portare avanti quanto previsto dal nostro regolamento e quindi l'ordinato svolgimento dei lavori previsti dall'ordine del giorno e dall'integrativo. In questa occasione, nonostante i più volte sollecitati ad avere un atteggiamento meno ostruzionistico rispetto a quello messo in campo, purtroppo ieri si è arrivati nuovamente in maniera ancora più determinata ad una confusione che ha creato sicuramente quel turbamento che poi, ahimè, ha previsto di mettere in campo tutte le facoltà che mi sono concesse e quindi purtroppo allontanare anche un consigliere comunale dall'aula, utilizzando a quel punto anche la presenza delle forze dell'ordine. Era una polizia municipale a quale ho dovuto invitare ad accompagnare il consigliere all'esterno. Cosa prevede questo bilancio? Beh, il nostro bilancio fondamentalmente è un bilancio prettamente tecnico, ed è vero, è figlio di una riflessione fatta dalla maggioranza quando vi erano alcuni altri assessori, fu elaborato con le indicazioni di quegli assessorati. Abbiamo preferito mantenerlo in questo modo, anche perché il bilancio è un bilancio preventivo che prevede e sicuramente siamo già in corso di attuare una serie di rivisitazioni dello stesso bilancio, che oggi ci permette di utilizzare tutte le risorse dell'amministrazione. Siamo qui ai Mulini Marzoli, già parliamo della rivisitazione e del ripristino della palazzina ex protezione civile che è alle spalle, ma stiamo guardando all'allargamento della strada della Giovanni XXIII nella parte che conduce direttamente alla Villa Leopardi. Ancora di più stiamo immaginando di finanziare in maniera importante la progettazione preliminare di una serie di opere che noi riteniamo fondamentali, che sono un pochettino il fulcro di questa amministrazione. Una su tutte, per esempio, la progettazione sulla portualità, perché ad oggi abbiamo il PUC in corso, abbiamo già approvato lo strutturale, una parte dell'operativo, dobbiamo fare ancora altri ulteriori passaggi. Mi limiterei a dire burocratici a questo punto, fino ad arrivare ad adottarlo definitivamente in Consiglio Comunale, e questo strumento ci consente di pensare ad una serie di progettazioni preliminari, alcune potrebbero essere addirittura definitive su delle opere che stanno aspettando da tantissimo tempo la città, vedasi la Bretella, terminare il collegamento della pedemontana che corre intorno al cono del Vesuvio, o ancora quello che dicevo prima, il porto, che per me ha una valenza fondamentale rispetto a tutto quello che ci stiamo dicendo. La cittadella dello sport ritengo che adesso bisogna fare, poi il futuro ci dirà se abbiamo fatto bene o meno. Questa è un'amministrazione che sta cercando di preparare veramente il terreno, perché per realizzare le cose purtroppo ci vuole tempo, gli ostacoli sono tanti, ma si stanno cercando di preparare veramente il terreno alla realizzazione di un'altra Torre del Greco, differente rispetto a quella che conosciamo oggi. Perché questa opposizione così forte? Da qualche tempo a questa parte, devo dire da quando la maggioranza si è rivisitata, alcuni consiglieri comunali passati a questo punto in opposizione hanno alzato i toni in maniera a questo punto inaccettabile, fino alle conseguenze che abbiamo potuto vedere tutti ieri. Veramente bisogna arrivare ad alcune azioni o conseguenze rispetto a quanto messo in campo dall'opposizione per poter avere un prosieguo dei lavori che sia quantomeno accettabile. Una risonanza maggiore anche per le modalità di diffusione della seduta. Non vorrei che da alcuni sia stato tradotto alla presenza del mezzo televisivo e della trasmissione in streaming o sui canali del digitale terrestre come uno show, un momento in cui apparire in una maniera o nell'altra, qualcuno forse pensa essere positivo apparire urlando e imponendosi, alzando la voce, ma non capiscono che questo squalifica prima se stessi e poi tutti quanti noi. Per cui ritengo importante
lo strumento televisivo e il trasferire all'esterno quanto più è possibile i lavori dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. Però di contro devo dire che rivedessero le loro posizioni in maniera determinata e piena i consiglieri comunali, che invece stanno traducendo questa presenza per un momento di esposizione al pubblico, che assolutamente ad oggi non è positivo. Un evento del genere quanto può minare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti? Sicuramente la città rimane basita quando vedono comportamenti del genere. Mi rendo conto, mi raccontano di... Io non sono un internauta, però mi raccontano di commenti fatti in più occasioni, sicuramente negativi rispetto a tutta quanta la classe politica, e purtroppo ieri, devo dire, se la sono e ce la siamo proprio cercata.